Buongiorno a tutti, bentornati in nostra compagnia. Stamattina proveremo a fare un'uscita di caccia al capanno con i richiami vivi. Siamo sull'Appennino tosco-emiliano, a un'altitudine più o meno di 1000-1200 metri. Siamo appena arrivati, stiamo scaricando i richiami dalla macchina. Dopo averli riforniti di acqua, ci stiamo accingendo ad attaccare. Alberto, che ci ospiterà stamattina nel suo appostamento, li sta distribuendo secondo l'ordine consueto, perché come ben sapete i richiami sono creaturine abbastanza abitudinali e anche soltanto spostarli di posto può avere delle conseguenze a volte anche gravi, diciamo, sul canto. La dotazione dei richiami, come da obblighi di legge, è di 15 per ogni appostamento, perché Alberto è un opzionista C, quindi fa la caccia vagante. Le condizioni climatiche della giornata sono perfette. Il cielo è sereno, c'è una leggerissima foschia che non dovrebbe darci assolutamente fastidio. Il vento proviene dai quadranti meridionali, che per questa zona sono quelli più propizi. E inoltre è una nottata, diciamo, di luna quasi piena. Siamo appena entrati nella fase calante. Quindi gli uccelli si sono sicuramente mossi, perché aiutati dal bagliore notturno, e speriamo che ci sia stata una bella entrata di passo. Nei giorni scorsi non si sono visti dei numeri eccezionali, quindi... Alberto ha una bella dotazione, speriamo che ci facciano sentire un bel concerto. Mentre aspettiamo che Alberto finisca, diamo un'occhiata all'appostamento che ci ospiterà stamattina. È un appostamento di legno, molto ben costruito, con le feritoie chiudibili e sigillabili, perché in questa zona vi assicuro che durante i mesi invernali il vento si fa davvero sentire, quindi è molto importante costruire strutture robuste che resistano a vento e neve e che comunque permettano di cacciare anche in giornate in cui il freddo si fa sentire. I richiami cantori della batteria sono già collocati al loro posto. Adesso andiamo a concludere piazzando gli zirli. Queste sono femmine di tordo che ovviamente, come tutti sanno, non emettono il canto di primavera tipico dei maschi, ma servono per segnalare l'appostamento ai richiami in migrazione. Perché se il canto serve a convincerli a venire a posarsi sui nostri balconi e sulle nostre buttate, lo zirlo è quello che, se udibile a grandissime distanze, serve per intercettare gli animali in migrazione oppure comunque disposti a una certa distanza dal capanno e segnalargli che qui ci sono altri consimili. Una volta arrivati nel raggio del capanno, gli uccelli cominciano a essere attirati dal richiamo dei cantori. Questa mattina useremo nella nostra azione di caccia delle munizioni forniteci dall'azienda Che Dite di Livorno. Particolarmente attenzione faremo a questa categoria di prodotti, che sono le nuove cartucce silenziate. Queste munizioni, lavorando su basse velocità inferiori a quelle del suono, hanno una rumorosità particolarmente bassa. Questo in questo tipo di caccia è molto importante, perché gli uccelli che sono appostati intorno al capanno possono venire spaventati da boati di una certa grandezza. Quindi meno rumore facciamo e meglio è. Oltretutto anche i nostri richiami cantori della batteria possono essere disturbati nel canto dalle fucilate. Passiamo agli adempimenti burocratici. Oggi 16, vero? Però 17. No, 17. Vi abbiamo appena svelato che siamo alla metà di ottobre. Come penso tutti vi sarete accorti, non è una grandissima annata di passo. Solo nelle regioni del nord-est e nelle regioni dell'Adriatico
hanno fatto dei bei numeri fino adesso. Noi qui ci troviamo nell'Italia centrale, ma in tutt'altro posto. Speriamo che stamattina gli dèi della caccia ci aiutino, diciamo. Oltre alle nostre munizioni della Che Dite, protagonista della giornata sarà questo piccolo gioiellino che ci ha fornito la Siace di Gardone Valtrompia. Si tratta di una doppietta calibro 36, 410 per l'esattezza, 36 Magnum. È la versione russa della doppietta Enson 475P, ma se volete saperne di più diamo la parola a chi materialmente questo fucile l'ha costruito, Ferdinando Gelmini. Questa doppietta fa parte della nostra produzione, è la versione round body lusso con incisione floreale grado 3, calcio all'inglese grado 3, guardia all'inglese e bocchettino nell'asta. La doppietta è disponibile nei calibri 28 e 410 con lunghezza canne a scelta del cliente. Questa la proponiamo in 71-3-1, appunto per la caccia al capanno. Anche le dimensioni del calcio sono comunque realizzate su misura del cliente. Il peso totale dell'arma in questa versione è di 2,1 kg e nel 28 è di 2,130 kg. Le opzioni meccaniche su questa doppietta sono il monogrillo e l'estrazione automatica. Quindi si può abbinare il bigrillo con l'estratore automatico oppure il monogrillo con estratore automatico. Noi ci prepariamo e cominciamo a caricare il fucile. Sempre in sicura, mi raccomando. Questo è il nostro parco armi per stamani mattina. Il capanno non ha buttate lontanissime, soltanto un po' di buttate, un po' infrascate sulla parte posteriore. Quindi useremo un 410, quello che vi abbiamo già presentato, poi un combinato in calibro 28 e 410 e un semiautomatico in calibro 12 per le buttate lontanissime. Cercheremo di usarlo il meno possibile perché chiaramente, come abbiamo detto prima, la rumorosità è molto importante in questa caccia e poi anche perché col semiautomatico dentro il capanno si spara maluccio, diciamo. Abbiamo problemi sia con l'espulsione del bossolo e soprattutto anche di rumorosità che può dare fastidio a noi. Comincia a fare giorno, però per la telecamera è ancora un po' troppo buio. Abbiamo già abbattuto un merlo e un paio di torti. La mattinata promette molto bene. Speriamo che continui e che le previsioni si avverino. In questo momento ci sono due o tre animali buttati intorno all'appostamento. Purtroppo però non sono venuti ai balconi, ma sono rimasti dietro all'appostamento, laggiù dove vedete quelle frasche. Quindi adesso stiamo aspettando per vedere cosa decidono di fare. Speriamo che si palesino un attimo. Alberto ha preso anche il fucile di calibro grande, però purtroppo non riusciamo a vederli bene. È sempre meglio lasciarlo andare via che fare un ferito che poi non ritroviamo. Sì.
Questo l'avete visto, Mary? Praticamente è entrato dentro il capanno. Gli altri sono un po' più birichini, laggiù in fondo se li buttate in fondo, laggiù che vedete, è tutto un traffico di tordi e merli. Purtroppo però sono un po' troppo lontani, soprattutto per la telecamera. Attraversata da un bel branco di colombacci ad altezza quasi di buttata, però hanno continuato. Anzi, no, un fringuello. Quasi mezzogiorno, siamo rimasti fino a tardi, però il carniere non è eccezionale. Abbiamo 5 tordi e 3 merli di passo. Non è che il passo sia fermo, però non abbiamo visto grandi cose. Ora, per esigenze di telecamera non abbiamo abbattuto tutto quello che si poteva abbattere, perché chiaramente abbiamo cercato di fare in modo che entrassero, diciamo, nell'inquadratura prima di sparare. Comunque, un po' di uccelli li abbiamo visti. Allora, Alberto, visto che siamo qui e che te frequenti molto, molto spesso, diciamo, questo posto, come sta andando il passo quest'anno? Il passo va a rilento, quindi quando uno viene, i soliti 10, 11, 12
vengano ammazzati quasi tutte le mattine quando si può venire, insomma, quello è ben chiaro. Però rispetto agli anni passati è molto a rilento in questa zona, più che dalla parte di là della zona di Bologna. L'avete sentito, la situazione non è proprio delle più rosee, comunque noi siamo fiduciosi. E quindi ci diamo appuntamento ad un'altra giornata di caccia, o magari in compagnia di Alberto oppure di qualcun altro. Questo purtroppo dipende molto dalle condizioni atmosferiche e dai capricci degli uccelli. Tornate quando volete e siete sempre benvenuti. Grazie Alberto, alla prossima.